Location Caserta, siamo in via Renella, ex via Napoli, vicino alla stazione. Inaugurazione negozio di giocattoli Toys Land, bellissimo, grandissimo, testimonial d'eccezione, Sal Da Vinci e le telecamere di Weekend Dance. Toys Land, giocattoli per tutti, guardate il servizio. Signor Da Vinci, come sta? Bene, bene, eh? Bene, molto tra bene. Tanti bambini, tra tanti giocattoli, guarda chi mi spunta, il Sal Da Vinci nazionale. Ma quando ci sono i bambini, quando ci sono i giocattoli, purtroppo divento anche io, diventiamo tutti quanti bambini. Okay. Ma il rapporto col giocattolo, quando tu eri bambino, quali erano i giocattoli che ti piacevano? Cioè nella preistoria, nel quando... millennio scorso? No, no. Ma quando sono stato bambino, no? Io non ho, purtroppo, ahimè, non ho vissuto la mia infanzia, però l'ho vissuta attraverso i miei figli, quindi... È qualche... più bello, no? L'abbiamo vissuta insieme ed è stata una cosa speciale, viverla forse con una consapevolezza diversa. Oddio, mi manca quella parte perché io, come tutti sanno, da bambino ho sempre in qualche modo sono stato sempre fasciato da questo, dal mondo dello spettacolo, grazie a mio padre che mi un giorno per gioco istintivo mi lanciò sul palco. E questa sera siamo a Caserta, nella centralissima via Renella, ex via Napoli, vicino alla stazione di Caserta, Toys Land. Questo è proprio il mondo dei giocattoli. Certo, io non mi aspettavo tutta questa gente che per uscire dal palazzo non ho capito niente. Sono questo contento. È l'affetto che ti testimona la gente che dovrebbe bene, no? Sono molto molto contento, sono felice di essere a Caserta, una città bellissima, meravigliosa, con un calore straordinario. Dato che il negozio è molto grande qui, veramente è grandissimo. Ma tu i figli ormai grandi, ma io ne ho nipoti ne ho quattro, quindi anche io acquisterò la Toys Land qui a Caserta, sicuro. È quello che ti consiglio di fare. Quanti nipoti? Io ho tanti nipoti, ma un po' cresciuti, tranne due gemelline, figli di una sorella mia. Ti spendi poco, sono più piccoli di tutti. No, però spendo per quelli grandi.
Amici di Weekend Dance, siamo a Caserta, via Renella, ex via Napoli, vicino alla stazione, Toys Land, grande inaugurazione, negozio Francesco bellissimo. Un bel negozio, una grande struttura, sono persone abbastanza competenti del settore e in effetti hanno fatto un bel negozio, veramente un bel negozio. Un negozio che si presta naturalmente per tutte le esigenze dei genitori che devono acquistare giocattoli ai loro bambini, no? Sicuramente, sicuramente, va dall'infanzia al prescolare, a prodotti fino a un target di 10-12 anni. Questa sera testimonia l'eccezione Sal Da Vinci, lui si mette sempre in gioco e gli piacciono i giocattoli, quindi appena saputo del Toys Land a Caserta si è precipitato. Sal è un grande amico e quindi quando può ci aiuta pure in queste occasioni. Tra migliaia e migliaia di giocattoli io sono rimasto veramente colpito dal Ciccio Bello del Napoli. Eccolo qua. È veramente una mascotte che non può mancare nelle case dei napoletani. Assolutamente sì, è un prodotto che abbiamo ideato in collaborazione con il Calcio Napoli e in collaborazione con la Giochi Preziosi, perché il Ciccio Bello è un marchio Giochi Preziosi. Perfetto, allora, Toys Land qui a Caserta. Francesco, vale la pena venire a acquistare tanti giocattoli? Assolutamente sì, troverete prodotti di qualità e di prezzo. Grazie, io ti saluto. Un grande in bocca al lupo alla Toys Land. Qui a Caserta. Questo Ciccio Bello costa 34,90, prezzo speciale solo qui a Caserta Toys Land. Approfittatene, 34,90 per il vostro Ciccio Bello napoletano, vale la pena. Dal 25 dicembre al Teatro La Caccia di Napoli fino all'8 gennaio vi invito, Weekend, e tutti gli amici di Weekend Dance, a te l'invito, non te lo faccio perché tu sei di casa, vi aspetto tutti, se vi va di trascorrere una serata piacevole, emozionante con me in teatro all'insegna della musica, venitemi a trovare al Teatro La Caccia dal 25 all'8 gennaio. Quindi ci facciamo gli auguri di Natale ed è l'ultimo dell'anno. Sì. Anche la notte di Capodanno ci sarà. Bene. Uno spettacolo speciale alle 2 di notte. Toys Land, grande inaugurazione a Caserta, in via Renella, ex via Napoli, vicino alla stazione, un negozio bellissimo. Intanto saluto e faccio gli auguri ad Alberto. Grazie Dino, grazie. E a Francesco. Grazie Dino. Allora, voi siete giovanissimi, giovani imprenditori, il giocattolo è un accessorio che non si regala solo nelle feste, ma il giocattolo si regala tutto l'anno. Tutto l'anno, sì, a Pasqua, a Natale, per compleanno, onomastici. Ma d'estate, d'inverno, cioè il giocattolo si deve sempre. Sempre, bisogna comprarlo sempre. E poi naturalmente nella location giusta, a Caserta, sì, ci voleva un negozio come questo. Il più grande negozio del centro di Caserta. È vero. Ci sono tantissime offerte, tantissime promozioni per questo Natale, per la Befana 2012. Sono tantissime offerte con i prezzi migliori di tutta la provincia di Caserta. Ecco, quindi questo è molto importante. Quindi, care mamme, genitori, se volete acquistare giocattoli belli a prezzi buoni, bisogna venire qui a Caserta. Sì, da Toys Land trovi sempre i prezzi migliori. Quindi da qui ci sono prezzi migliori in via Renella, ex via Napoli, vicino alla stazione. Vicino alla stazione di Caserta. Due promozioni che ti ricordi, ne sono tantissime, due
tantissime. C'è il cicciobello del Napoli a 34,90 euro e il primi passi di Hello Kitty a 9,90 euro. Se vediamo se ne ricorda qualcuno anche lui. Sì, il flipper di Dragon Ball 14,90 euro. Beh, ci sono tantissime offerte, Dino, ora... È difficile, però l'importante è venire qui a Caserta. Sì, l'importante è venire qui. Auguri. Grazie, Dino. Auguri, Alberto. Grazie, vi aspettiamo. Toys Land a Caserta, giocattoli per tutta la vita.